buscette te. Ma che figata, ragazzi. Ma quanto è bello stare qua. Ma sono formidabili o no? Allora, ma che bello l'orchestra. Beh, ma questo è un po' il mio ambiente. Qua mi trovo da Dio. Volete 5.000 euro? No, non sono i miei, tranquilli, sono i vostri. Diamo qualche soldino anche là ai ragazzi della batteria. Quando dico qualche battuta la sottolineate. Che bello, ragazzi, ma che bello. Ma quanto sono felice di essere qui. Sono a Sanremo, ma quanto... Ma quanto mi diverto. Non mi sono mai divertito tanto da quando Alfano ha detto che il PDL faceva le primarie. Ma che figata che è. Ma quanto vi amo. Ma quanto mi amate. Guarda le prime file. Quante belle donne. Che bello, come siete eleganti. Anche io ho fatto delle cene eleganti. Però voi siete diverse. Siete vestiti qua. Ma che figata. Ma che bello essere qui. Ma cosa posso fare? Cosa posso dire? Dico qualcosa che vi fa prendere uno shock. Dico che non bisogna pagare il canone Rai. Che figata. Dov'è Gubitosi? Gubitosi, dove stai? Stai tranquillo, toh, becca 10.000 euro. Non sono i miei. Guarda, sei imperlato. Sono i vostri, sono quelli della... avanzati dalla ristrutturazione dell'Aquila. Ciao ragazzi, sono formidabile o no? Cosa volete che faccia? Volete che imiti Bersani? Imito Grillo? Porca putene. Cosa faccio? Vi canto un pezzo di Mango? Faccio Totò? Faccio Totò o taglio i fondi alla scuola pubblica? Per me è divertente uguale. Sono 20 anni che faccio Italia, la scuola pubblica, e faccio Totò. E voi mi rivotate sempre, perché mi amate. Ma quanto mi amate voi. E io quanto vi amo. Ma io quanto vi amo a voi. Io in realtà vi odio. Vi odio tutti. Io questo paese lo odio, altrimenti perché avrei proposto il condono? Io questo paese voglio distruggerlo. Ci siete cascati? Dai, ora canto. C'è la Boccacini in sala? No? Allora canto. Vai, maestro. Eccomi qui, formi, formi, formi formidabile. Vi impedirò di aver un governo stabile. Ma per gli affari miei, sapete, sono molto abile, insaziabile, che da qui non me ne andrò così, così. Così, così inaffondabile. Come farò? Non è magia ma noha. Io vi comprerò, guardate. Ho promesso di rendervi l'IMU. E poi ancora vi offro di più. Un'evasione condonabile. Come qua. Son lei, l'eterno imputabile. In primo grado poi son già condannabile. Alla Merkel dirò ancora culone intrombabile. È probabile, si sa che son cavaliere ma per certe cose son ricattabile. Ma son sempre qui e così voglio restare e farvi dannare in faccia. Ho il ghigno dell'impunibile, delle canaglie sono re. Io son così, formi, 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 formidabile.
blè. L'Europa sì che mi teme e l'Italia freme. Tutti dicono non ne posso più, ma è inevitabile che ormai non me ne andrò. Come state? Saremo, siete bellissimi. Bene, vedo che ho un po'. Amici, ragazzi, allora ragazzi, sentite, amici, Sanremo è un momento... No, scusa. Maurizio, no ragazzi, no, così non vale, no, non si offende nessuno, no, ragazzi, siamo calmi e sereni. E tranquilli, no, bisogna stare tranquilli, stiamo applaudendo un comico dei più apprezzati e amati del pubblico televisivo e dobbiamo divertirci e non approfittare del Festival di Sanremo, per farsi notare con due urli, perché la storia è una sciocchezza. Ascoltiamo tutto l'intervento di Maurizio Crozza, che siamo onorati di avere qui. Alla fine ciascuno applaudirà quello che crede. E la mia non è propaganda, amici. La mia è... Dai, non fate così, non fate che poi si dice che il pubblico di Sanremo... Dai, ti prego. Ma... Senti, vai avanti, ma c'è differenza fra la satira e la propaganda. Però è bello. Ascoltiamo, d'accordo? Dai, basta, vai avanti, vai tranquillo. Se non... Esca, allora, basta. Dai, la smetta, forza! Vai avanti con quello che avevi pensato, dai. Sì. Forza, applauso e ricominciamo, Maurizio Crozza, dai. No, perché poi basta una Sanremo persona. Sanremo è splendido. Eh? Sanremo è... Basta una persona, allora, non, così non vale, forza, vai avanti, dai. Vai avanti e pensiamo al pubblico televisivo e ricominciamo. Dai Maurizio. Dicevo, la mia non è propaganda, è un'osservazione della realtà, no? È osservare la realtà. La realtà è questa.
Cioè, intanto Sanremo è un momento fantastico. Sanremo è il momento in cui tutta l'Italia sta davanti alla televisione in questo momento. Il paese, tutto il paese, quando c'è Sanremo si blocca. Voglio dire, non è che quando non c'è Sanremo il paese va a mille, però. E adesso c'è anche la campagna elettorale. E anche quando c'è la campagna elettorale, il paese si blocca. E quest'anno le due cose coincidono. E per velocizzare il processo è anche nevicato, è fantastico, tutto è perfetto. Ora, che cosa hanno in comune? Grazie. Sei carino, vieni Fabio. Che cosa hanno in comune? Sì. Il Festival di Sanremo, che bel momento. Indimenticabile. Indimenticabile. Allora, no, dai, dai. Che cosa hanno in comune il Festival di Sanremo? Che cosa hanno in comune il Festival di Sanremo e le elezioni? Non lo so. Che chiunque vinca non conta una mazza. Nel senso che poi chi vende più dischi è quello che arriva quarto, no? E quello che ha in mano le sorti del governo è lo stesso, anche quello che arriva quarto. Ora, tra due settimane andremo a votare con un quadro politico totalmente privo di logica. Seguitemi. Seguite. Un attimo. Mi dovete seguire. È importante. Dunque, l'ex premier Berlusconi, che prometteva di non candidarsi, si è candidato. La Lega, che prometteva di non allearsi con Berlusconi, si è alleata con Berlusconi. Monti, che prometteva di non presentarsi, si è presentato. Bersani, che si è alleato con Vendola, che non voleva allearsi con Monti, ora vuole allearsi con Monti. Risultato: chiunque governerà lo farà alleandosi con qualcuno che l'ha appena mandato a cagare. Questo è... Ora... Qualunque governo nasca è un governo che parte male, come un cacciatore che al primo colpo, boom, spara al cane, parte male. Credetemi, io lo dico con affetto, noi siamo ingovernabili. È difficile, noi siamo ingovernabili. Italia, ingovernabili dal 1861. Noi siamo, non siamo un paese solo, noi siamo tanti paesi, siamo tenuti insieme con lo sputo. L'Italia è una nazione unica, ma non è mai stata accatastata. Se vai a vedere al catasto, le Marche sono ancora registrate come Stato Pontificio. Il Molise risulta come veranda. La Calabria non è abitabile. La Valle d'Aosta risulta come mansarda. Questo paese è un paese complicato. Noi avevamo i comuni. Avevamo i comuni, le signorie, quattro repubbliche marinare, quattro. Avevamo i Borboni, il regno delle due Sicilie, ma non ce ne bastava una, perché due? Pensate che il re del Piemonte governava il regno di Sardegna, non si è mai capito niente in questo paese, sei re del Piemonte e governa il Piemonte, no? Perché vai in Sicilia? Negli altri paesi non è andata così, sono uniti da secoli, la Germania ha avuto Carlo Magno, 1200 anni di unità. L'Inghilterra è una nazione unica dai tempi di Robin Hood. La Francia viene da mille anni di Capetingi. I Capetingi. Noi veniamo da vent'anni di uno che si tinge la capa, ma è un'altra storia. Comunque, ma non è nemmeno una questione di età. Credetemi, non è... Non è una questione di età. Anche gli Stati Uniti sono un paese giovane, però sono stati una nazione fin dalle origini. Gli Stati Uniti non erano ancora scesi dalle navi che sparavano a tutto quello che si muoveva, no? E queste sono cose che uniscono. Frank, mi hanno colpito. Dì a mia madre che il mio sangue è stato versato per la nostra grande nazione. Noi cosa diciamo? Franco, fai finta che m'hai colpito, così intaschiamo i soldi dell'assicurazione. Noi
Noi non saremo mai come gli Stati Uniti d'America. Noi rimarremo sempre gli Stati Disuniti d'Italia. Quante Italie ci sono dentro l'Italia? Hanno provato ad accorpare le province, no? Pisa e Livorno. È scoppiata la rivolta. No, noi in Italia ogni dieci chilometri ci odiamo. Noi siamo a Sanremo, se vai a Bordighera, fanno il pesto e ci mettono due pinoli in meno. Se tu vai lì... Tieni un po' i bambini, guarda cosa fanno. Ha messo due pinoli in meno, portali via, sono pericolosi. Cioè, come fai a governare un paese del genere? Quanti partiti si sono presentati in questa campagna elettorale? Abbiamo 70 partiti, 4 coalizioni, 6 candidati premier, 6! Che se gli metti le ruote sotto possono sfilare a Viareggio, no? Porco boy, ragazzi, è la prima volta che mi muovo. Siamo mica qui. Siamo mica qui ad accordare gli spaghetti alla chitarra, eh. Bersani, ragazzi, dunque Berlusconi ha detto ci restituisce l'IMU. E Bersani cosa dice? Non è che puoi fermare l'acqua con le mani. Bersani sembra uno di quei monaci zen seduto sulla riva del fiume che aspetta che passi il cadavere del nemico, no? Solo che Bersani è così sfigato che invece del nemico passa l'onda di piena che lo travolge e se lo porta via. Vai, vai. Vai, che tocca a te. Devo dire due cose, forse. Dai che forse ce la faccio. Metafore, metafore, metafore. Good luck my baby, metafore, metafore, metafore. Siamo mica qui a... Vai, vai. Vai che tocca a te. Porco boia, ragazzi. Tutti a dire che mi stanno rimontando. Però ho già vinto le primarie contro Renzi. Non posso mica vincere tutto, eh. Adesso faccio vincere anche un po' gli altri. Ragazzi, è sta acqua qua. Non è che se c'hai una spina nel fianco ti ricarichi il telefonino, ragazzi. Ragazzi, l'uovo sta qua. L'uovo in camicia si mette mica la cravatta, ragazzi. Berlusconi dice che restituisce l'IMU perché comanda lui. Facile. Io non conto una mazza, ragazzi. Io vivo in un dubbio amletico, Monti o Vendola? Vendola sa cosa vuole. Monti sa cosa vuole. Io sono 20 anni che guardo il menù, ragazzi. E sta qua. Se mica tagliare i bordi ai tosta, ragazzi. Vendola o Monti? Questo è il problema. Shakespeare. È Shakespeare, ragazzi. Guarda che Shakespeare, mica uno stupido. Diceva morire, dormire. Però sto Shakespeare. Morire e dormire, in due parole aveva già riassunto l'operato del PD degli ultimi 20 anni, ragazzi. Monti o Vendola? Questo è il problema. Monti vuole la TAV, Vendola vuole i matrimoni gay. Io glielo ho detto, Nicky, stai pur calmo. Faremo qualcosa anche per te. Completiamo la TAV. E in 2 ore vai a sposarti in Francia, ragazzi, sta qua. Ragazzi, siamo mica qui a dividere i moscerini maschi dai moscerini femmine, ragazzi. La grappa analcolica non esiste mica, ragazzi. Monti o Vendola, questo è il problema. Stare con i proprietari dell'Ilva o stare con i cittadini di Taranto?
urlare davanti alle fabbriche o stare zitti con Marchionne, rischiare o mischiare, difendere i diritti o dipendere dai dritti. Ragazzi, non è che puoi averci la donna in casa e l'armadietto del bagno libero, ragazzi. Ma voi avete idea di come scegliamo noi dirigenti? Noi prima ci avevamo fascino, adesso c'è fascina. Noi dirigenti li scegliamo con razzo. Fascina, fascino, fascine. Tac, tac, tac. Tempo scaduto, porco boia. Io dico l'ultima cosa del PD e poi me ne vado, ragazzi. Non è che se alla tavoletta del cesso ci attacchi una mela sopra, diventa un MacBook, eh? No, vi rendete conto com'è sfigato Bersani? Se dovesse vincere le elezioni alla fine di febbraio, il 28 si dimette il Papa, lui comunque sui giornali è la seconda notizia. Cioè... Povero Bersani, non è solo in mezzo a Vendola e a Monti, c'è anche in Groia. In Groia con la sua rivoluzione civile, no? È la società civile che scende in campo e propone la rivoluzione civile. Ora, propone però in realtà un ossimoro, nel senso che come fa una rivoluzione ad essere civile? Non è la natura della rivoluzione, no? Non si può fare una rivoluzione civilmente. La rivoluzione è un atto... appunto, per sua natura sovversivo, brutale, aggressivo. Te l'immagini se durante la Rivoluzione francese i giacobini fossero stati civili? Buongiorno, mi scusi. Il mio nome è Robespierre. No, Robespierre con due R, sì. Sì. C'è la signora regina in casa? Ah, non c'è. No, non chiamo per le brioche. Non senta, vorremmo cortesemente segarle il collo all'altezza della cervicale. Sì, grazie, attento, sì, grazie. Ragazzi, siamo civili o no? Danton, ti prego, un attimo, calmati, dai. Non c'è, ora me la passano, glielo chiedo. Sì, eccomi. Ah, è in riunione. Oggi non si può, ho capito. Se prendo un appuntamento, se potesse dirmi gentilmente quando possiamo venire lì a ghigliottinarvi tutti. Sì, sì. Beh, se vuole partecipare anche lei, molto volentieri. Facciamo domani alle 4? 4 meno un quarto è meglio. Che poi ho judo. Grazie, ossequi. No, non è possibile. Cioè, Ingroia vuole fare la rivoluzione. Fai la rivoluzione, ma ti sei fatto fotografare sul paginone centrale di chi? In posa, fai la rivoluzione e poi vai su chi? Deciditi. Voi immaginate Lenin su Sorrisi Canzoni TV? Il Che Guevara su Max? Come farsi gli addominali nella giungla boliviana? Sai, su Tutto Moto Trotsky prova la nuova Triumph 1200, come è possibile? Mao Zedong nel fiume giallo, cosa sono quelle smagliature? Ho Chi Minh e adesso un figlio? Cioè, l'avete vista l'aggressività che c'è in Groia? L'avete mai vista? Sembra uno che non beve un caffè dai tempi di Pertini. Sembra il fratello stanco di Speedy Gonzales. Sai che c'era? Era così, Pedro si chiamava. È così pigro. Non ci avete fatto caso che Vendola ha tolto due consonanti. Non dice la V e non dice la N. Per dire movimento dice moimento. Lo dice manifesto. Scusate, si può avere una... Eccola qua. Poi, Andrea, scusami, c'è la parrucca di Ingroia? No, perché faccio prima farvelo vedere, perché... Dunque, sì, è così. Dovrebbe essere così. Così, più o meno questo. Sì. Eccolo qua. Così, ecco fatto. Dottor Ingroia, buonasera. 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 Senta, prima di scendere in campo, lei è andato in Guatemala.
Quanto c'è stato? Ciao Battito. Sì? 5 di novembre. Scarica i bagai. No, vabbè, non... Carica i bagai. Sì, no, ma non... Disfa i bagai. Sono tornato i bagai. Dottor Ingroia, quanto è stato in Guatemala? Con tutti i bagai? 4 ore. Senta, dottor Ingroia, ma perché ha deciso di scendere in campo? Allora, ha deciso... Eh? Ho deciso di scendere in campo perché... Sì? C'ho questa voglia... Ah, sì. C'ho questa voglia di dare voce ai cittadini... Cittadini? Con questo movimento... Vimento. Con questa energia, con questa voglia... Di sì, fare sfracelli... Di rovesciare quel sistema, di fare una rivoluzione civile. Sì? Impetuosa e travolgente. Ah, no, ma mi scusi, dottor Ingroia, ma. Ma lei ha voglia di fare politica? No, dico, lei ha voglia di fare politica? Voglia. È più un languorino. Ah, ho capito. Senta... Lei riconosce questa pistola? No, no, guardi, dottor Ingroia, non è più un magistrato, non... Scriva, esclude movente passionale, scriva. Vabbè, senta, dottor Ingroia, lei si è imbavagliato perché non la fanno parlare, per protesta. Evidentemente sono un bersaglio politico, in sì? quanto bersaglio con il suo avaio. Hanno messo? Per battaglie, ho deciso di mettere il bersaglio, iniziare su una bersaglio sì? per battaglie. Boh. Ma e chi è che l'attacca, dottor Ingroia? I politici. Ho capito, ma quali? Ce li dica? Ora? No, ora no. Ma no, lo dica, dottor Ingroia. Ci dica chi l'attacca. Ma tutti, devo dire, tutti. Sì, sa. Un po' tutti, Berlusconi, Bersani, sì? Ventosa. Sì? Monti, Giannino. Sì? La Oxa, tutta no. La squadra dell'Albino Leff e Spongebob. No, ma... Vabbè. Senta, parliamo di contenuti, ma sulle tasse, lei che posizione ha? È un movimento sì? di rivoluzione civile, espresso con foga questo impeto. Impeto, Questa è la posizione chiara delle nostre battaglie, che evidentemente chi c'ha i soldi paga più tasse, chi c'ha meno soldi paga... Meno tasse. Perché? Perché è giusto che chi guadagna poco... Cioè, cosa fa, dica? Deve pagare meno. Bravo, giusto. No, ma deve dirlo lei, dottor Ingroia. L'ha detto lei. Ma no, no, ma... Lei può fare un po' d'acqua qua dentro per cortesia per il DNA? Lasci stare, lei come magistrato è in aspettativa, quindi... Scriva, si rifiutava di menzionare, sì, ma... sospetta albumina bassa. Scriva. Vabbè, dottor Ingroia, senta, lei è stato a Pomigliano per esprimere solidarietà agli operai. Da Pomigliano? No, dico sì. Per una delle nostre battaglie, per parlare con gli operai, che sono un facile bersaglio di voi, di che con noi... Sì. Noi abbiamo cantato Bella Ciao, sì, infatti. A squacciagola. Ah. Oddio, squacciagola. Vabbè. Ho cantato. Vabbè, ha cantato. Oddio, ho cantato. Ah no? Sono stato a Pomigliano. Vabbè, senta, ce la canta adesso? No, ora no. Ma sì, ma solo un accenno. Ma no, quei signori che fanno zoom zoom. No, si chiama orchestra, ma solo l'inizio, un accenno. Vada. Una macchina. Sì? Mi sono svegliato. Sì? Metti la sveglia. No. No, no. Togli la sveglia. No, ma... Ci sono le pile della sveglia? Deve cantarla. No, senza pile della sveglia. No, non posso cantarla. Ma perché? Non mi sono svegliato. Andrea Zalone, grazie. È la società civile, è la società civile. Io sono felice che ci sia la società civile. La società civile è giusto che scenda in campo. È un po' di moda, eh? Tutti vogliono la società civile. È come negli anni Ottanta che tutti volevano il Moncler, no? Se non avevi il Moncler eri out. Ma che cos'è la società civile? È quella società che non prende il vitalizio, poi entra in politica, prende il vitalizio e diventa incivile. Anche Monti ha fatto la sua lista, si chiama Scelta Civica.
appoggiata tra gli altri da gente come Marco Tronchetti Provera, Ilaria Borlotti Buitoni, Lidia Rota Wender, Luca Cordero di Montezemolo. Ecco, questa non è la società civile, questa è l'alta società civile, è la società civile gold. Loro sono l'elite, hanno il doppio cognome, basterebbe togliere l'IMU dalla prima casa e mettere l'IMU sul secondo cognome della società civile gold e saneremmo il bilancio dello Stato, no? Luca Cordero di Montezemolo. È lui che ha appoggiato per primo, Luca Cordero di Montezemolo, che ha appoggiato la lista Monti nel consiglio di amministrazione. Ragazzi, Montezemolo è in tutte le aziende del mondo, presidente della Ferrari, vicepresidente di Unicredit, è nel CDA di Fiat, poltrone Frau, Toz, Stampa, è come l'acqua minerale nei consigli di amministrazione, nelle riunioni, e c'è sempre l'acqua liscia, gasata, e poi c'è Luca Cordero di Montezemolo. Che... Si vedono sempre... Si vedono sempre in questi posti, sai, tipo Cortina incontra, sai, si vedono a Cortina incontra, Capri annuisce, Sam Moritz fa spallucce, sai. Fabio, mi scusi, può venire un attimo per cortesia? Certo, eccomi. Può venire un secondo? Oh, buonasera. A farmi, buonasera. Buonasera, buonasera. Molto benvenuto. Lieto, buonasera. Grazie. Buonasera, grazie. Benvenuto. Se mi vuole dare gentilmente, oddio. Ma che sgabelli, chi li ha progettati? Non lo so. Vuole che chiami Giugiaro? No, 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 assolutamente. Giorgetto! No, ma si sente? Mi puoi ridisegnare gli sgabelli del festival? Crollano! Ecco. Oh, guardi. Mi dica. Buonasera. Buonasera a lei. È inutile dire che io sì. Sono felice di essere qui. Sì. Mi lasci esprimere tutta la mia gratitudine. Sì. Perché è bello essere qui, non bisogna nascondersi dietro un dito. È giusto che la società civile scenda in campo, sì. È giusto assumersi le proprie responsabilità, sì. Sacrificarci, dare spirito, dobbiamo rilanciare il volano dell'economia, sì. Guardare i figli dei nostri figli, certo. I nipoti dei figli dei nostri figli, quello... col volano dell'economia, rilanciando il Made in Italy. Sì, un po' confuso però... Com'è bravo lei? No, è che ho intuito. La vuole una Ferrari Station Wagon? No, no, grazie. No, a parte che Station Wagon... No, ma non la voglio. Pronto, Federico? Ce l'abbiamo una Ferrari? Non la voglio. Come dici? Non la voglio. Ottimo, blu cerchiata? Quello mi farebbe piacere, però non la voglio, non la voglio, grazie. Porta chiavi della Sampdoria, perfetto. Vabbè, alla fine poi si finisce, sì, va bene, però... No, guardi, il problema è che, sì. Posso dire, che dica. In molti vi accusano di essere distanti dalla gente comune, no? Distanti dalla realtà, cioè fuori proprio non dal... Non è vero. Cioè, non noi della consapevolezza... lista... No, scusi. Mi scusi, noi della lista Monti, sì, però... per parlare degli esodati, guardi, le faccio un esempio, dica. Ci siamo visti 2 mesi fa, sì. In occasione del convegno Dubai, sì. Cosa fai, dove vai? Sì. Un mese fa, per parlare dei precari, ci siamo visti a Isole Figi, sono finiti i tempi grigi. Sì. 2 settimane fa, per parlare di pensioni, ci siamo visti ad Aiaccio, assaggia sto carpaccio. Senta, ma Voghera, tipo mai Voghera, un convegno a Voghera. Guardi, ci siamo visti proprio recentemente, volevamo andare a Voghera, sì, in però... occasione di Voghera, questa crisi quanto è nera. Ah, vedi, c'era anche eravamo qui. Tutti a St. Moritz. Vedi che però partiamo sempre. Dice, presto, dobbiamo andare a Voghera. Ecco. Prendiamo le nostre Ferrari sapevate e partiamo. Sapevate tutti dove era Voghera, no? Naturalmente. Certo. Partiamo da St. Moritz, sì. Facciamo 2 chilometri, 100 e c'eravamo tutti. Io, la Emma, Giorgetto, sì, Marco, sì, c'eravamo tutti. Tutti diminutivi insieme, sì. Tamponamento a catena. No. 100 Ferrari coinvolte. Non so, ma lei non so se ha presente. No, ma... Ecco, ma come mai? Cosa è successo mai? E dalla prima macchina laggiù in fondo esce Giulia Sofia. Sì. E vedo che mi viene incontro. Sì. Lei lo sa che quando la gente lontana è piccola e quando si avvicina diventa grande. Sì, è una cosa, sì, si chiama prospettiva, una cosa molto, molto vecchia. Arriva Giulia Sofia e mi fa, sì. Luca! Alla macchina. Alla macchina, sì. Io dico, cosa c'è Giulia Sofia? Luca! Sì. Cosa in c'è? Che periodo dell'anno siamo? Come che periodo? Stagione è? Come che stagione è? Non sapete le stagioni? No, non è così, la Ferrari, no, no, scusi, no, questa non ci crede nessuno, no, questa... Era il modello base. Dico, ma... Vabbè, però... Giulia Sofia, come, sì. In che periodo dell'anno siamo? Cioè, lei non... Fammi guardare il sole, perché come così... Come guardare il sole? Lei non sa che periodo... Se non guarda il sole, non sa in che periodo siete.
azzardo. Ma come azzardo? Ora in che mese siamo? Scusi, in che mese siamo? Ma non... eh? Non c'è l'eclissi di luna. Non c'è l'eclissi di luna. Ma non sai io niente. Guardi, non lo so, io vivo nello spazio perché... vendo Ferrari a Tokyo, vendo Ferrari a Shanghai, sono capito, sempre nel volo, cielo, sì. Prendo le radiazioni e sono invecchiato. Mi vede, io ho 47 anni, sa? 47 non anni. Non è vero, però, insomma, vabbè. Come no? No, non è vero. Sono del 47, non ho 47 anni? No, no, 47 è l'anno di nascita. Come funziona questa cosa? Me la spieghi. Dunque, deve sottrarre 2013. Se uno è del 32, non ha 32 anni. Vabbè, diciamo che non è così, comunque no. Guardi, comunque, sì. Posso dirle una cosa? Dica. Stai proprio con Giulia Sofia, ma lei, lei lo sa che noi amiamo molto gli operai? Lo sa che abbiamo fatto un convegno? Dubito, lo sa che abbiamo fatto un convegno straordinario a Marrakesh, sì. In vacanza pago cash? Sì. E proprio c'eravamo tutti. C'eravamo io, sì. La Emma, Giorgetto, sì, i soliti, tutti quelli del campionamento, sì. Esatto. Allora dico presto. E c'era anche un operaio della Melfi. Oh, finalmente, no, una persona. Lo sa che io mi ha fatto così tanta impressione? Chi? L'operaio. Ma come impressione? Non ho mai fatto così tante foto da quella volta che ho visto il gibbone della Thailandia. Ma scusi, ma è una cosa terribile quella che sta dicendo. Comunque, mentre tutti tiravano le arance e le noci all'operaio... Ma cosa sta dicendo? Ma scusi, ma è una cosa terribile. Noi, ho iniziato a dire, guardate che noi siamo... Mentre, neanche il tempo di dire, guardate, sì? Una vocina laggiù in fondo di una figura piccola che si diventava sempre più grande, era Giulia Sofia... Dico, Giulia Sofia, ferma tutto, ho capito io come avvicinarci alla gente. Dico, come Giulia Sofia? Come? Ci vestiamo di merda e andiamo in mezzo agli operai, facciamo una poverata. Una poverata. Nemmeno il tempo di dire Giulia Sofia, ma che poverata, mi sono ritrovato ai piedi delle scarpe da 9,90, i maglioni che fanno le scintille, li ha mai visti? Sì, certo. Lo sa che ci può risolvere il problema energetico nazionale? Sì, può essere un'idea. Straordinario. Ma lei non sa. È una giornata terribile. Come mi sono divertito. Lo credo. Ah, ma lo divertito. Sa che ho fatto tante scoperte. Cioè, per esempio? Lei lo sa, per esempio, che gli uomini, gli operai, ci sono persone che sudano. Sì, beh, certo, con un lavoro, fatica. No, anche se non fanno la sauna. Sì, per forza, se uno lavora, si fatica e così. Ma lei lo sa che le ostriche nascono nel mare? E dove pensava che nascessero? Nel piatto, io l'ho sempre visto nel piatto. Nel piatto ci arrivano, qualcuno le prende. Ma... lo sa che io sono rimasto abbastanza sbalestrato. Ho capito, però la smetta, abbia pazienza, su, perché lei scherza sulla povera gente. Ma lei lo sa che c'è gente che, poi in questo momento noi siamo fortunati, ma c'è gente che va avanti con 500 euro al mese? Cioè è una cosa... Mila. Cosa? Si è dimenticato di dire mila? No, 500 euro al mese, voglio dire... È una... Mi scusi, la nostra moneta non è mila euro? No, la nostra moneta è l'euro, non mila euro. Ma non abbiamo due tagli di moneta noi? Che sarebbero? Mila euro e milioni di euro. No, mi spiace darle questa notizia. Come vengo a scoprirle male queste cose, mi scusi. Lo so, ho capito, però... mi scusi, Giorgetto, no, non è mila euro. E no, come, ci guardano anche i poveri? Dove? Ciao, poveri! No, ma è terribile. Grazie, ciao Fabio, grazie. Grazie molto. Ciao, io vado. Ciao. Ciao. Maurizio Crozza. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Voglio ringraziarti. Se mi permetti, prego. Ringraziare anche tutto il pubblico dell'Ariston che ci ha aiutato a riconoscere due persone, peraltro già note, diciamo, che hanno cercato di farsi notare anche di più questa sera. Grazie a Maurizio Crozza, ciao. Bravissimo. Grazie a tutti. Come vedete, per giudicare bisogna arrivare in fondo. Pubblicità, bravo!